di presenza umana. Più che umana direi piratesca. Certo. Forse in Italia è più cosa come una capanna sulla spiaggia. Già, forse è una casa sull'albero. Forse Avery ha dilapidato la sua fortuna per investire una casa al tesoro e ha finito i soldi prima di costruire l'Italia. Certo. E se avesse davvero finito i soldi? Beh, dovremmo trovare un nascondito. Nada, lassù. Quello è senza dubbio un segno di presenza umana. Ah, piratesca. Sai, di viaggi improbabili e folli ricerche a parte, Avery aveva capito tutto. E cioè? Ha vissuto secondo le sue regole. Il mondo. E così ha fatto fortuna. A suo modo. Certo, ma sulla sua testa pendeva una supertaglia. E dai, dipende tutto da come è finita la storia, no? Chissà, forse in fondo passa la pena. Eccitato e terrorizzato. Maledizione! È una nave! Quel che ne resta.
d'avvistamento. Da lassù riusciremo a vedere qualcosa. Ok, saliamo. Sam, di qua. Forse ci siamo. Una specie di simbolo. La freccia di una bussola. Wow. Come facevi a saperlo? C'è una cosa che ho imparato da te. È premi ovunque. Guarda lì, lo stesso simbolo. Altra freccia. Scopriamo che cosa indica. Andiamo. La barca è sotto di noi. Sì. Perché non... Seguiamo le frecce e vediamo dove portano. Ehi, guarda, c'è un'altra freccia. Guarda lassù, sembra un sistema di carrucole. Ma non c'è modo di salire. Ora andiamo. Ma guarda, è impossibile starti dietro.
un'altra di quelle frecce. È un buon segno. A questo posto. Ora sarebbe un paradiso per turisti. Colossale. Cosa? Arrampicarsi quassù? Certo, arrampicarsi sulla scogliera di un'enorme e segretissima isola pirata. Sì, come no? A me sembra una figata da paura. Sobrietà e sottigliezza. Beh, era ricco sfondato. Se hai i soldi, ostenta. Diamo un'occhiata più da vicino. Oh, guarda, l'ingresso è bloccato dalle macerie. Strano. Sospetto che gli ingegneri di Ederi non abbiano tenuto conto dei secoli di erosione. Ovviamente. Cerchiamo un'altra strada. Ehi, hey Sam, forza, dammi una mano. Sì, ok. Ok, passa tu. Grazie. Niente. È un continuo arrampicarsi e strisciare sotto gli ostacoli. L'affascinante vita di un cacciatore di tesori. Ugh!
Cosa credi che fosse qui? Le arcate mi ricordano la cattedrale di Sant'Isma, ma non lo so. C'è un ponte ricorda. Sì, lo vedo. Come l'hanno costruito? D'accordo. Allora? Una via c'è, ma non vedo altri modi per salire. Aspetta. Sam! Stai bene? Almeno sono arrivato di là. Ok. Devo trovare un modo per farti salire quassù. Aspetta. Sam! Novità? Sam! Sei ancora lì? Accidenti! Vediamo un po'. Ha incasinato il mio matrimonio. Deluso il mio migliore amico. Ho due folli e il loro esercito alle calcagna. E ora mio fratello è scomparso. Il lato positivo è che non c'è nessuno nei paraggi a darmi dell'idiota. Tu? Sei già qui. Ma dov'eri? Cercavo un modo per farti salire. Ok, a questo punto salta e basta. Grazie. Va tutto bene? Alla grande. Ora possiamo andare. Ok. Sì, è lì che volevo andare, ma non sono riuscito a trovare un modo per entrare. Che impresa che deve essere stata. No, non ne abbiamo bisogno. Sei già salito. Ci seguiamo. Sentito? Quando? Prima, ho provato a chiamarti. Non ti ho sentito. Perché? Eri preoccupato? Temevo che qualcosa ti avesse distratto. Ah, sarei io distratto? Questo cosa vuol dire? Niente. Andiamo? Sì, certo. Un secondo. Sam, brutte notizie qui, è un vicolo cieco. Oh, ok, va bene, torna indietro. E adesso? Deve esserci un modo per attraversare. Sono degli appigli sotto di noi. Via qua sotto. Perfetto, arrivo subito. Yeah.
qui! Vito! Perfetto, siamo ancora sulla strada giusta. In orfanotrofio, avresti mai pensato di finire in mezzo a storie da pazzi come questa? Direi proprio di no. Non ci resta che scendere. Cisterna che abbia mai visto. E qual è la più grande? Te lo dico dopo. Forza, scendiamo. Sam, vieni da questa parte. È questa? È una passeggiata. Sam, guarda. Ehi, forse volevano costruire un gigantesco parco a tema. Piratiland. Sam, guarda questo diorama. Sembra la strada di una città. Avranno davvero costruito questa roba? Con questa gente non si può mai sapere. Davvero ben fatto. No, 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 in un modo o nell'altro dobbiamo passare.
Proviamo a sollevarla insieme, ok? D'accordo. Oh Dio, quanto pesa! Ehi, pensa a tutti quei tesori! Sì, per ora penso alla mia schiena. Merda. Wow. Abbiamo un'altra prova da superare. Cos'è fare? Durante la battaglia hanno saltato le casse per prendere una spada della casa. Devery l'ha raccolto tra i suoi. Si è partito dal nulla per poi diventare un Thank you.
Joseph Farrell, William Mays, Tariq Bin Malik e Christopher Conrad. 8 su 12. Sei riuscito! E gli ultimi della giornata. Richard Wundt, Edward England e Thomas Stewart. Sam, guarda, abbiamo una pista. Aspetta un attimo, ci sono solo 11 pirati. Manca il grande protagonista. Già, è piuttosto strano. Vediamo. Wow. Ok, e adesso? Porca troia. Ecco la statua di Avery che mancava. Lo sai, inizio a pensare che il nostro amico fosse un tantino narcisista. Tu dici? Vediamo che sorpresa è in serbo per noi. Oh, wow. È veramente alto. Ehi, di qua! Si può risalire. Allora, Nathan, dimmi la verità. Che cosa te ne pare? Regge il confronto con le tue vecchie avventure? Chiedimelo quando sarà tutto finito. Si è spezzata? Bene. Che è laggiù. Dopo di lei, capitano. Wow! Ok, l'isola con la mostruosa statua di Edery è sulla destra. Sono così emozionato che mi tremano le mani, guarda. Conosco la sensazione. È l'emozione oppure una sigaretta? O un mix di entrambe. Eccolo lì. Quello aveva un'alta opinione di sé. Già, è enorme. Ha un cannocchiale, ma non sta ascoltando un bel niente. Forse vuole che lo usiamo noi.
Isola del Tesoro, ci fai un baffo. Allora, capitano, cosa stiamo guardando? Laggiù. Allora? Una grossa isola a forma di teschio? L'isola è grossa. Ma niente teschio. Deve essere lei. Libertalia. Ottimistico, tutto considerato. Vedi qualcuna stazione? Sarò soddisfatto quando Alcazar non ci starà più addosso. Andiamo. Ok. Che c'è? Ho detto ok. No, i tuoi ok non vogliono mai dire ok. Di solito vogliono dire il contrario. Wow. Okay. Ah, quello è il nostro Rafe. Certo, e chi altri? Devo andarmene dalla spiaggia. Sam!